Se il premio De Santi Obizio consegnato questo sabato mattina, 1 maggio, Aniardo premia il valore di chi lavora per il prossimo, il premio al merito sportivo assegnato dall'amministrazione comunale a due sportivi del paese che si sono distinti nell'ultimo anno per i risultati raggiunti, premia il valore di chi sa fare fatica, sa impegnarsi e sacrificarsi per ottenere dei risultati. È il caso di Francesco Pernici e Samira Manai, che hanno ricevuto la targa al merito sportivo nell'ambito della cerimonia del premio di Sant'Obizio. Più che i risultati che comunque hanno perseguito e i premi che hanno raggiunto, ci tenevamo molto come amministrazione a premiare il loro impegno, il loro sacrificio, la loro volontà, la loro fatica che hanno versato in tutti questi anni e portando avanti comunque anche il nome del nostro paese a livello nazionale. Francesco Pernici ha iniziato a correre ad 11 anni e non ha più smesso. Da quando ha 18 anni è nella squadra Frizzone di Brescia. I primi risultati sono arrivati nel 2019 sotto la guida di Dalmazio Versini, con un settimo posto ai campionati italiani di Agropoli. Nel 2020 poi comincia a conquistare medaglia dopo medaglia, doppio tricolore negli 800 indoor e outdoor, record provinciale di categoria sulla distanza. Nel 2021 al primo anno juniores, campione italiano indoor e la qualifica per gli italiani nei 400 e 800 metri e per i campionati europei in Estonia. E diciamo che quello che mi spinge a brillare in questo sport è proprio un sogno che ho comunque da quando ero bambino, quello di partecipare alle Olimpiadi. Anche Samira Manai aveva 10 anni quando ha iniziato a correre seguendo l'esempio del fratello e ha 15 anni quando gareggia per la squadra Frizzone. Da cadetta under 16 partecipa a due finali tricolori di categoria nei 1000 metri. Allenata come il fratello da Dalmazio Bersini, al primo anno ottiene l'argento ai campionati italiani indoor negli 800 metri. A marzo con la sua squadra vince il tricolore di cross. Oggi è già in possesso del minimo per partecipare ai campionati italiani outdoor nei 400 e negli 800 metri. Il mio stimolo è vedere mio fratello perché lo ammiro molto per i risultati che fa e la dedizione che ha, ma soprattutto anche la passione che ho per il mio sport. Il mio sogno sarebbe vincere il titolo italiano e l'anno prossimo partecipare agli europei.